Mi dicevi? No, no, io... Tanto la battuta... Sono anni che parlo, perché dovrei parlare oggi? Se mi la battuta di neo sposo, effettivamente terzo matrimonio, ma i giornali hanno parlato del vostro matrimonio senza dire che è il terzo matrimonio, cioè sono stati eleganti. I giornalisti non dicono mai la verità. Maurizio Battista, matrimonio con Alessandra Moretti, sposi dopo 10 anni insieme e la separazione superata. Maurizio Battista in matrimonio con la donna da cui si era separato, avevamo perso la lucidità. Ora con Ale e con Anna, vostra figlia. Ma stanno parlando di me? Siamo famiglia. Il Messaggero, Corriere della Sera, oggi... Matrimonio sfarzoso dopo 10 anni d'amore, una figlia e tanti alti e bassi. E pure i soldi pure. Mamma mia, ma sempre parlando di... No, vabbè, ma me piace, mia rivincita, no. Ma io non lo so. No, io scherzo, non sono attaccato. Non sono attaccato, non ero. Attaccato ai soldi. Adesso dal non ce l'ho più. Adesso dal matrimonio, no, allora, intanto... Intanto bellissima, Alessandra. Grazie. Bellissima. Ce la siamo cavata, dai. Ve la siete cavata? Sì, le fedi ci sono? Eccole. Fedi. Le fedi ci sono? 8,50. No, è oro, 8,50. Raga, sì. È caro oro. Vabbè, allora. Le state a più troppo seriamente a sto programma, eh? Abbiamo portato anche la bomboniera. Guarda, ah, adoro, finalmente c'era. Qualcuno mi porta la bomboniera. Siccome chi si sposa, sti qua, uso un termine romano, purciare. Ecco qua. Mettono 5 confetti. Un chilo e 8. Siamo abbondanti. Oh, vediamo questa bomboniera che mi avete portato. Te do una mano perché per aprire servono 3 persone. Aspetta che partono i confetti. Ma no. Scusa, ma... Andiamo sui mostri? No. Andiamo sui mostri che... Ma perché non si apre? Ma a casa come hanno fatto gli invitati? Quanti invitati, Alessandra? 180. 180 invitati. Pensa, mi è costato 2000 euro di saldatura. Ce la fai? Guarda, ce la faccio. Allora, nel frattempo, scusate, visto che con loro gioco al gioco della bottiglia, prepariamo la nostra bottiglia. Ah, ecco. E dai. Siamo proprio... E dagli con le cifre MA, che io pensavo che era per di mazza quanto speso questo. Invece dai i nomi. Ma sono, cioè, questa è la vostra bomboniera, una confettata, ma sì, è un'idea geniale, posso dire? Sì, ma una per tutti, era solo quella per tutti quanti, non è? Alessandro, è stata una tua idea la bomboniera? Sì, la mia è della wedding planner. Bene, molto bella. Wedding planner. Eh? Perché il primo matrimonio mi ha organizzato mia zia. Mo è servita in inglese per farla. Wedding planner. Wedding planner. Non sapeva neanche che cosa fosse. Sei di Roma? Cioè, Alessandra, cosa gli hai detto? Ma lui non sapeva nulla del matrimonio. Lui è arrivato, ha detto: io conosco solo il mio vestito. Basta. Io il vestito resto... mio, 900 euro scontato. Caterina non sapeva niente. Ok, è giusto. Sempre quello da sposo. Se lo sposo, secondo me, se lo sposo non ce va, il matrimonio lo fanno uguale. Quello è sicuro. Tanto verrà un giorno, no? Giriamo la bottiglia, vediamo dove ci fermiamo. Giriamo la bottiglia. Vorrei mangiarli tutti questi confetti, ma poi dopo mi strozzo. Allora, ci fermiamo la bottiglia a desiderio, perché c'è stato un desiderio espresso da qualcuno che più di tutti sognava questo matrimonio. E Alessandra? E Maurizio? No. È una pupa che si chiama Anna e con questo filmato vi raccontiamo tutto. Attenzione perché... Siamo al Circo Massimo di Roma. Cioè, mica così, eh? Al Circo Massimo. La signorina Anna, la signorina Alessandra. Di buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Quanto sono belli? Tanti. Tanti. Che Tanti. Ti serve? Buonasera. Farò la sorpresa a mamma e papà. Ah, va bene, vediamo la sorpresa? Sì. Vediamo la sorpresa, che è per tutti poi. Incontro a chi insegneremo quello che noi due imparammo insieme, non capire mai cos'è, se c'è stato per davvero quell'attimo di eterno che non c'è, mille giorni di te e di me. Yeah.
non so Mauri, più che di che la ragazzina ha chiesto anello, il diamante. Qua ci sarebbe una cosa, un anellino, vero Wisipe? Però è uno zircone, eh? Però devi rispondere, dovete sì. rispondere, ragazzi, allora, sposate. Certo, certo, sì. Vi sposate? Ma è l'ultima volta, perché dopo c'è il funerale, eh? La principessa l'ha chiesto, bene. Vero? Grazie a tutti, grazie, grazie. Felicità. Adesso un bacetto. Scusa, è una dimostrazione, visto i titoli che hai letto, che nella vita le cose possono anche cambiare, si può sbagliare, si può indovinarci, si può ricredere, insomma, ecco, diciamola pure così, io scherzo e rido il fatto di soldi, no, scherzo e rido, è vero, però è questo, insomma, che alla fine magari i grandi amori, come si dice, fanno un giro largo e poi con un costo alto... No, così è questo. Lì era un'occasione storica. Chi insegneremo quello che noi due imparammo insieme. Non capire mai cos'è, se c'è stato per davvero quell'attimo di eterno che non c'è. Mille giorni di te e di me. Paradossalmente, io ho fatto Ballando con le stelle, ma non mi vergogno di niente, sostanzialmente. Mi vergogno. Zero proprio. Perché ti dicono, ma balla, ma tanto che guardano a te. No, guardano a te. Quando vai via ti ammassa, che figuraccia che hai fatto. Che scarso. Tanto scusami, tu puoi dire tutto quello che vuoi, ma io sono incantata dalle vostre foto di matrimonio e quindi mi metto così. Con Daniele che mi fa da sottofondo e le guardo, perché è stato un matrimonio fiabesco, un matrimonio desiderato dalla vostra piccola, ma ovviamente lei ha detto di sì, quindi anche da voi. Un matrimonio dove in realtà nessuno ci sperava più, perché voi avete avuto alti e bassi, l'avete raccontato anche sui social, avete litigato sui social, tu scrivevi e lei sui social rispondeva. Maurizio Battista, che tutti conosciamo come un grande comico, riempie, non posso dire più teatri perché lì era il Circo Massimo con 8.000 persone, la terza figlia Anna con questa compagna meravigliosa, riservato, ma a un certo punto comincia a litigare sui social e questa cosa colpisce tantissime persone. E cosa fa poi lei? Gli fa una telefonata? No, lei risponde sui social. Questa cosa è stata molto particolare per tutti noi che vi abbiamo seguito da casa, perché abituati a Maurizio, ho detto, beh, ma staranno scherzando, staranno preparando un nuovo spettacolo, visto che tu sei un'attrice, probabilmente ci sarà anche lei. E invece no, era tutto vero. Anche le 10 urcere. Finché tu poi fai dire. Un post e scrivi, i più deboli si vendicano, i più forti perdonano e quelli più felici dimenticano. Me la spieghi, Alessandra? Beh, ci siamo riavvicinati in un momento un po' particolare. Lui è stato molto male, ha avuto appunto queste ulcere e nel momento del bisogno mi sono accorta che comunque può succedere un po' tutto nella vita, però la cosa che conta più di tutto sono le radici, no? E quando riesci comunque a piantarne di solide, a quelle poi ti devi aggrappare sempre. E in quel momento io avevo capito che sì, e lui era la mia radice, ma io ero la sua. E quindi ho detto, è giusto così. Perché al matrimonio, scherzo, la verità, l'unico parente mio, giuro su mia madre, era mia figlia. Io non avevo altri parenti. Gli ho detto, fammi una cosa, se pagavo ognuno i parenti sua. Io con 300 ma pagavo, ho pensato. Invece ho scoperto che tutti i miei poi sono diventati. No, è questo, però poi... Lasciando perdere la qualità del matrimonio, sfarzoso o non sfarzoso, quello che sia, anche con 20-30 amici che ha la porchetta, per me personalmente era uguale, perché il sentimento è una cosa. Adesso, questo perché abbiamo
voluto simpaticamente esagerare, anche perché io, lei ha un'età, io ne ho un'altra, altra. Lo vediamo. Ma si vede, ci vuole una gran pazienza. Si vede, si vede. Si già vede. Oggi il fatto del secondo selsingo ma rovinato. Beh, il pomeriggio. La notizia del giorno è che Patrick Dempsey è l'uomo più bello del mondo, il più desiderato, è al primo posto. Vabbè, c'è la scuola di pensiero su sta cosa. Antico, dice. Cioè, potresti mollare tutto per Patrick Dempsey? No, no, no. Perché c'è ancora tutto intestato io. 21 ottobre si sposano e il matrimonio è stato così. Guardiamolo. Alessandra, prendi questo anello come simbolo del mio amore e della mia fedeltà. Maurizio, prendi questo anello come simbolo del mio amore e della mia fedeltà. Maurizio e Alessandra, con grande gioia vi dichiaro marito e moglie. Maurizio, insomma, si è sposato in un castello a Roma Nord e sì. Tu che arrivi da Roma Sud e fai sempre questa differenza Roma Nord, lo sapevo. Cioè, ora come la mettiamo? Non possiamo deludere i tuoi fan. Intanto sono entrato con un furgone blindato nascosto. Col cappotto. Quando ho fatto via Cassi a zitto. Ti sentivi un po' il professore della Casa de Papel? No, dai, lo zitto, dico, se mi scoprono che sono di Roma Sud, non mi fanno entrare. Ah, passare. Ecco. E qual era che dovevamo... Come mai sei un castello di Roma Nord? Allora... Caterina, ti voglio bene a tutti, no, ma anche te. Perché pure mio marito ma di Roma secondo Sud me, e vive a Roma Nord e questa cosa gli pesa, io, capito? Io, non persona semplice, una persona sì. normale, sapevo del castello? Io pensavo una fraschetta. Dico, lì mi porta la porchetta, mi porta... Quindi è colpa di Alessandro. Io, non io sono entrato... Ci sono state delle cose meravigliose, dico, in quello brava, violinistica in quello. Brava, ma non so, ma preso... Ma io non sapevo niente, la gente diceva bello, dico è bello, però io facevo i conti, dicevo i fuochi d'artificio 1300. Io perché stavo a memorizzare tutta la cifra, capisci? Dice ma sono, è un giorno che non ti dimentico. Tutto questo è stato il 21 ottobre, in pieno programma e soprattutto allenamenti di Ballando con le Stelle, e quindi uno dei tuoi pochissimi invitati non è potuto venire, Teo Mammucari. No. Senti che ti dice, senti che ti dice Teo. Questo è un ambito messaggio come ne fanno tanti, ciao Maurizio, perché siamo amici. Siamo amici, abbiamo fatto lo stesso percorso, lo conoscevo da quando lavorava in un bar, oggi è diventato quello che è diventato, è l'unico in Italia che ha fatto il teatro al Circo Massimo, ha fatto 8.000 posti, l'ho anche chiamato per fargli i complimenti. Purtroppo non sono potuto venire al matrimonio, ma lui lo sa perché ero impegnato qui e questo mi è dispiaciuto, però voglio bene sia a lui che e sia Alessandra, perciò ciao ragazzi, bello Maurizio. E devi dirla, ciao 4 Teo. Settimane fa. Che fiorino. Io ho fatto ballando 6-7 anni. Mi chiama Teo, tanto qui stiamo, non è, cioè, i miei segreti del mondo, stiamo a parlare tra amici. Dice, Mori, tu chi è a lei? Dice, è libero, Maurizio. Mi chiama, dice, no, perché tu che l'hai fatto volevo un parere. Io ho detto, hai firmato il contratto? Sì, non do più pareri. Ti sei buttato in un male, perché prima di tutto non vai ballando e non sei un ragazzino. Sta gamba pesa 70-80 kg, non l'alza. Ci pesa di più, vero? Io ci ho parlato di alzati, non si alza. Tu era un tronco. Ho 3 ore al giorno, poi in più dico sta attento che lì ti offendono, cioè con tutto il rispetto, certo. Ti prendono in giro. Cioè, io ho preso il primo zero, però Stefano Pantano poi ha preso il secondo. E allora? Però e allora? Non è una cosa facile, mo scherzi e ridi. Certo, certo. Non è un reality così, insomma. È faticoso. E se non sei fisicamente... Ma eri in forma, la pancetta non ce l'avevi. Sì, sì, sì. La pancetta non l'avevi. Già c'eri tu, Alessandra, nella vita di... Quasi quasi. Stavi per arrivare nella sua vita. In tutto questo lui ha scherzato molto sui soldi, ma c'è una cosa però che voglio farvi vedere. Perché c'era una lista di nozze per questo matrimonio con 180 invitati e hanno chiesto un bonifico ad un ospedale pediatrico romano. E quindi lui oggi qui mi ha portato la cifra che è stata praticamente donata a questo ospedale pediatrico, una cifra molto importante
E questo ti fa onore, Maurizio. Fa onore a chi ha fatto il bonifico. Perché una lista di nozze pensando agli altri è qualcosa di speciale. Bravi. Siamo. No, mi collego a quello che ho visto prima. Noi siamo gli altri, se non ci diamo una mano. Che ci stiamo a fare? Dai, e no. Giriamo la bottiglia. Vediamo, vediamo dove ci fermiamo con la nostra bottiglia. Anche qui a terzo matrimonio c'avevi tutto, Maurizio, diciamolo, no? Basta lavatrice. Lettera, chi è che ci scrive? Guardiamo chi c'è. Ci scrive qualcuno per te, Maurizio. Allora, Sim Sala Bim, tu conosci perfettamente, Maurizio, guardami negli occhi, conosci perfettamente che cosa vuol dire quando dico Sim Sala Bim. E cioè Sim Sala Bim è la parola magica. E la parola magica deve arrivare naturalmente a te ed Alessandra e naturalmente alla bellissima bambina di nome Anna che avete. Scusate, lo dico al pubblico che ci sta osservando. Maurizio è un grande comico ed è soprattutto una grande persona. Pensate un pochino, tanto tempo fa, ripeto, quando ancora era bambino o ragazzino, lui voleva diventare un prestigiatore, voleva diventare un illusionista. Difatti lui cominciò proprio facendo l'assistente a un prestigiatore, però diciamocelo francamente, come prestigiatore così e così, come comico sei eccelso, come comico hai il dono dell'improvvisazione, sei geniale nell'improvvisare. Io l'ho visto tutte le sere, signore, dovete credermi, teatri esauriti, il pubblico ad applaudire, standing ovation per questo signore che ovviamente è accanto a voi, accanto alla signora Baglivo, che è bravissima presentatrice anche lei. Quindi che devo dire? Devo dire soltanto niente, Maurizio, Alessandra, so che vi siete sposati e il matrimonio è per sempre, ricordatevelo, perché il matrimonio è un suggello d'amore che deve continuare nel tempo. Posso dire una cosa? Carino, grazie. Lo dico perché noi italiani sulle cose nostre buttiamo via, no? Abbiamo abbondanza di cose, di cultura, buttiamo. Questo signore, lo dico col groppo in gola, io è stato con me un mese e mezzo in teatro, perciò è un sogno per una persona normale avere lui in compagnia. Lo dico perché tutti, lui è una eccellenza mondiale. Mondiale? Io mondiale. So che scherzi. Questo signore nel 60 e rotti stava a Broadway con Bill Crosby, che da me non sanno manco chi è, e noi non c'avevamo l'acqua a casa ancora. E lui già stava lì. Che noi siamo. Veramente i piccioni, le colombe, le torte, le inventate lui. Cioè, io sono emozionato quando parlo di Aldo. Perché... Ringrazio a me che ti ho fatto il videomessaggio. Dai. La signora Balivo. Grazie. Ti ha visto grande, Aldo è una signorina, però. Senti, ma lui parlava di gavetta e volevi fare il mago, ma tu non facevi cappuccini, caffè? Allora io, al bar? Ragazzi, dobbiamo buttare via sta puntata? No, cioè... Allora, ve lo spiego in 3 secondi. Il comico, una piccola lezioncina, ma non è lezioncina. Il comico deve avere 3 caratteristiche. La prima, deve essere datato, deve avere gli anni. E ce li hai. Ecco. Vabbè, mettiti rimarcato. Questa è andata, poi? Allora, perché mi fermo? Non posso andare avanti con le altre due, perché questa rimarca... Ma tu i cappuccini li sapevi fare? Ma io sono una... Allora, deve essere grande. E se siamo capiti. Sì. Non mi mettete a ridere, sofferto. Perché se un comico di un certo tipo, un po' neorealista, se non ha sofferto, non ha avuto tribolazioni, come si dice a Roma, con cose anche brutte, non può... Schicchiudo. Che cacchio racconta? Oh, solo il fatto dell'età m'hai bruciato, Andiamo così bene. Deve essere grande, basta. Comunque, vabbè, però stavo al bar con mio padre, perché io non ho studiato, non sono scolarizzato, mio padre ha detto, o studi, o viene al bar. Sono al bar. Ma questo sei tu? Questo è mio padre. Via del Tritone, anno 50. Ma scusa, ma tu il cappuccino come lo vuoi? Con latte di soia, di riso, di mucca, no, senza lattosio, ci Scusate. Metti il cacao, caffè d'oro. La trasmissione è carina, ma la stiamo a buttare via. No! La stiamo a buttare via. Questo come è il cappuccino moderno delle donne moderne. C'è una sorpresa per te. Non fare lo sgorbutico. Come lo vuoi il cappuccino? Io il cappuccino... Classico. Col caffè e il cappuccino. Latte. Latte semplice? Sì, latte semplice. Pastorizzato intero? Esatto. Madonna. Dai, ma... Perché oggi è la giornata mondiale del cappuccino. Vero? E io ho chiamato quello più famoso sui social che fa il cappuccino, si chiama Tony Belli. Ed è un TikToker. Esatto, vedi che tua moglie è moderna, giovane, lo conosce. Posso dire una cosa? No. No, prima
prima TikToker, poi TikTok. Tony Berry, la sorpresa di questo è il mio regalo di matrimonio per voi. Ma te sei sfregata, ma mica per lui. No, Tony, Tony, la giornata mondiale del cappuccino, mi fai un cappuccino per loro? Facci vedeva. Dimmi, vai. Certo, ciao, buon pomeriggio a tutti, innanzitutto. Vai, fammi il cappuccino. Ho sentito che grande dico, ho sentito che Maurizio lo preferisce normale, perché esatto, comunque il cappuccino è caffè e latte. Bravo. Bravo. Quindi io già mi ero preparato al latte di soia, senza lattosio, tutti questi particolari. Niente. Che ormai comunque è nella normalità farli, quindi non è più un problema. Quindi, però essendo Tony, che lui ha fatto il barista, io lo volevo subire con un cappuccino particolare. Scusami, scusami Tony, fammi il cappuccino con la faccia loro o di Maurizio e poi ci ricolleghiamo, visto che questo era il mio, sì, il mio regalo per loro. Grazie. Ha già fatto! Ecco! Ha già fatto! Ma che bello! Che bravo! Vabbè, questo ero io ubriaco! Ero io alcolizzato! Sì, un po' di malattia, ho preso questa foto! Cioè, allora, lui ha fatto una cosa eccezionale, ma quella eccezionale, non so, ti dico il nome, chi è che chiede questo cappuccino, io non dico, si chiama Alessia, la moglie di Dado, il comico che tutti conoscete. Entriamo al bar, così il cappuccino, vi rubo 3 secondi, non so quanto dura la trasmissione ancora. Allora, ci vorrei un cappuccino, e quello fa, sì, e fa così, parte, metà, quello, come metà che? Cioè metà latte di soia, metà latte d'avena, il caffè a parte, cannella e cacao. Quello ha detto, signore, ecco 5 euro, vanno a trovare, perché cazzo non sono Tony, ci vediamo presto da te per il cappuccino e la volta buona. Intanto grazie. Però, scusate, restate va qui, bene, conservate lo preparo, la mia bomboniera, perché è arrivato il momento della nostra volta meglio.